Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Come avete letto anche dal titolo e visto dalla copertina, oggi vi insegno a creare un sito internet direttamente con l'applicazione Canva o comunque dal sito canva.com. Ma prima di partire con questo piccolo e genialissimo tutorial, vi ricordo di come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like al video che mi aiutate comunque a crescere con il canale, come già state facendo. Per voi è una cosa che non costa nulla, ma mi aiutate tantissimo e grazie veramente di cuore per tutto il supporto che mi state dando. Ma partiamo con la sigla e poi con il video. Eccoci qua ragazzi, allora intanto vi condivido lo schermo di modo che potete vedere quello che ho davanti io allo schermo. Ok, eccoci qua. Benissimo. Allora, siamo dentro l'applicazione di Canva, andiamo a creare un nuovo progetto. Andiamo a cercare sito web. Ecco qua, eravamo in tema di ristorante, no? L'altra volta, continuiamo su quello. Sito web e ristorante. E vi propone già solo i template per il ristorante, se no fai solo sito web e parti con un sito web generico, ok? Prendiamo questo qui, magari. Selezionando, una volta che l'abbiamo selezionato, diciamo di applicare tutte le 6 pagine che sono presenti nel template. Così lui già mi crea un sito completo di immagini, completo di frasi che adesso andremo a cambiare. E applica tutte le 6 pagine, abbiamo fatto. Probabilmente ho dei problemi di connettività. Ecco qua che sta arrivando. Benissimo. Si sta popolando il progetto. Benissimo, eccoci qua. Ok. Possiamo andare a creare, a metterci le frasi, no? Che vogliamo, quindi cena, siamo noi, saziare i palati più esigenti, per dire, no? Mettiamo guarda il menù. Meglio ancora, andiamo a importarci il logo, quindi andiamo a fare caricamenti, eccolo qui il logo, ce l'abbiamo usato per il biglietto da visita l'altra volta, no? Questo lo leviamo, ok? Possiamo anche andare a impostare una tipologia di colore anche più idonea per restare in tema, no? Con il logo. Assolutamente, quindi cerchiamo di mantenere uno standard il più possibile similare. Che qua possiamo tranquillamente andare a mettere per esempio uno sfondo nero, dove andiamo ad applicare per esempio dei caratteri, che ne so, di colore giallo. Poi lì, doppio clic, modificate il testo, lo potete anche spostare, farci quello che volete. Aggiungere immagini, qua come vedete abbiamo un'immagine con scritto Canva, perché è necessario rimuovere watermark di avere una licenza pro di Canva, ma a noi non ci interessa. Ci andiamo poi a caricare la nostra, o il nostro logo o una foto di un nostro piatto, che è la cosa migliore, i nostri piatti migliori. Frittura mista, ok, patatina impanata e patatine, che ne so, spaghetti allo scotch, adesso è un esempio, uno se lo può andare a
cioè andiamo sempre a cercare un colore un po' più adatto. Anche qua no, qui c'è un verde, magari invece che un verde vogliamo mettere, ecco, qualcosa che si intima di più al nostro brand. Stessa cosa per qua, andiamo a prendere sempre un colore sul giallo, e perché no, tengo premuto shift e seleziono le varie caselle, così per tutte posso tranquillamente andare a cambiare il relativo colore, ok? Anche qua per le caselle di test tengo premuto shift, le seleziono e dico che per tutte voglio il colore rosso, per dire, no? Eccoci qua. Qua andiamo a prendere questo che è lo sfondo, lo selezioniamo, elimina, ci andiamo a mettere, ecco, se lo tengo per, vedete, se lo tengo per lo trascino, tac, poi faccio un doppio clic e la posso andare a mettere per esempio così. Adesso ci ho buttato questo, questo e questo, magari li spostiamo che possano, o anche al centro possiamo metterlo senza problemi, magari di un colore sicuramente più leggibile, ok, con tutti i nostri dati, numeri di telefono, se vogliamo poi possiamo anche eliminarlo questo pulsante se non ci interessa. Abbiamo creato un sito internet, possiamo vederlo in anteprima, quindi se io faccio clic su anteprima, ecco qua, lui mi mostra il sito internet che io ho appena creato, come si vede nel browser. Tra l'altro si adatta sia ai computer che ai tablet che ai cellulari, quindi guardate qua, io ho qui il mio sito che ho appena creato in 448. Possiamo metterlo a pieno schermo, vedete che si adatta, tra l'altro posso vederlo come si vede su uno smartphone, guardate che bello, vedete, si adatta ai dispositivi mobili, quindi vi siete creati in 448 un sito per la vostra attività utilizzando Canva, tutto in maniera gratuita. Poi puoi fare puoi chiudere l'anteprima se vuoi, puoi pubblicare il tuo sito, se vuoi ti compri un dominio, quindi il nome miosito.it, oppure lo su un dominio gratuito, fai continua, lì ti fa vedere anche qua l'anteprima, fai continua, gli puoi dire se quello gratuito, che so, My Canva Site, lo puoi chiamare da Max Risto Bar, per esempio, quando abbiamo creato questa tipologia di pranzo cena ci pensiamo noi, una descrizione, benvenuti nel ristorante da Max, ok? Gatti prelibati e per saziare malato. Si può proteggere con password se prima lo vogliamo mostrare a qualcun altro, oppure lasciarlo libero. Se vogliamo nasconderlo nei motori di ricerca o meno, ovviamente se volete sponsorizzare la vostra attività non lo dovete nascondere nei motori di ricerca. Fate pubblica, viene pubblicato il sito e voi avete creato in automatico un sito internet per la vostra attività in 448 utilizzando Canva. Adesso ho fatto l'esempio del ristorante, ma ci sono n mila tipologie di attività per le quali potete creare un sito statico, quindi non poi modificabile, come può essere un sito fatto in WordPress, per il quale seguirà comunque un tutorial, ma avevamo creato in pochissimi minuti in maniera completamente gratuita un sito per la vostra azienda o per la vostra attività, per il vostro piccolo business, senza spendere un euro e soprattutto in pochi minuti. Cosa dire? Cioè, vedi così. E in più si adatta anche ai dispositivi mobili, quindi fantastico. E niente ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate che mi aiutate a crescere con l'algoritmo di YouTube e quindi a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!